In realtà è la poesia del più grande poeta d'amore secondo me, quindi non è assolutamente mia, avrei voluto scrivere una cosa del genere, è Nazım Hikmet, credo sia il più grande poeta d'amore, poeta turco. Nazım. Spero che vi piaccia, è una poesia fra le tante che ha scritto. Ho scelto questa da dedicare per la giornata di domani, e ovviamente da dedicare alla persona che è con me stasera. Guardo in ginocchio la terra, guardo l'erba, guardo l'insetto, guardo l'istante fiorito e azzurro. Sei come la terra di primavera, amore, io ti guardo. Sdraiato sul dorso, vedo il cielo, vedo i rami degli alberi, vedo le cicogne che volano. Sei come il cielo di primavera, amore, io ti vedo. Ho acceso un fuoco di notte in campagna. Tocco il fuoco, tocco l'acqua, tocco la stoffa e l'argento. Sei come un fuoco di bivacco all'addiaccio. Io ti tocco. Sono tra gli uomini, amo gli uomini. Amo l'azione, amo il pensiero. Amo la mia lotta. Sei un essere umano nella mia lotta. Grazie Antonello, grazie da parte mia e di Angelo. Dopo sui primi reading, esatto, dopo ci sarà musica, certo. E adesso chiamerei Rina Santoro. Rina Santoro, ok. Scusi, San fotografo. Buonasera a tutti. Io chiamerei anche l'autrice delle poesie che avrò declamato, così ci parlerà un po'. Giovanna Zezza. A me sono sembrate poesie d'amore, che parlano d'amore con la maiuscola, però questa è la mia impressione, con i suoi alti e i suoi bassi. Adesso toccherà all'autrice dire qualcosa. No, prima di tutto ringrazio Anna, perché io scrivo, non mi rendo conto di ciò che scrivo. Lei ogni tanto ci prova a chiedermi, stasera facciamo il reading su di te? Io dico, no, ma perché? Ma scherzi. Sì, sono poesie d'amore. Allora, io ho iniziato a scrivere la mia prima poesia a 9 anni. Perché rimasi colpita da una scena in chiesa, da una ragazza che aveva accompagnato il fratellino a messa ed era un disabile. E questa sorella negava praticamente la disabilità del fratello e rimasi praticamente sconvolta. Tornata a casa scrissi la mia prima poesia. La cosa è andata avanti un po' per qualche anno, poi mi sono fermata perché ho un periodo particolare della mia vita, non riuscivo più a scrivere. Poi ho ricominciato di nuovo, tanto che questa passione adesso ormai si è incanalata anche verso degli studi, perché io sono un medico, sono un medico legale, però mi sono iscritta a filosofia. Sono al secondo anno di filosofia, perché ho una passione proprio per lo scrivere. Da piccola ho scritto anche un romanzo, non so che fine ha fatto. Certo. Sì, però insomma mi piace scrivere, mi piace molto scrivere. Poi ogni pensiero, diciamo, lo scrivo di getto, non mi rendo conto di ciò che scrivo. Molto i poeti, diciamo, forse non sanno tutti che sono dei visionari, vedono delle cose che gli altri non vedono, che ne so, da una brocca d'acqua possono pensare che sia meglio una caraffa di caffè, un vino, quindi hanno una visione completamente distorta della realtà, no? Hanno una percezione differente, forse sono più sensibili in questo senso e forse la loro sensibilità poi si trasmette con la scrittura. Grazie a Antonella Zezza, che non si è presentata prima, non l'ho presentata.
Giovanna Zetta. Ok. Perla. Vorrei essere la perla di ogni tuo giorno, il chiarore di ogni mattino, la luna che di notte ti culla. Mi piacerebbe donarti infiniti sorrisi, essere la guida della tua ragione, le tue emozioni, illuminare i tuoi momenti più bui, seguirti a distanza senza intralciare il tuo volo. Mi dispiace essere la tua pena e tormento, ma ben sai che il mio amore è come un fiume che nel mar si riversa, donando i suoi tesori. Grazie Francesca. La seconda poesia. Accarezzare. Voglio accarezzare la tua anima in profondità, lì dove nessuno mai è giunto, lì dove regna la quiete, dove confluiscono i laghi, i fiumi e i mari, lì dove tutto è coperto da un manto nevoso, come nell'infinita purezza. Voglio accarezzare la tua anima, lì dove il vento mai è penetrato, lì dove la coltre del tuo gelido muro si scioglie come sabbia ad ogni mia carezza. Lì dove il tuo cuore palpita al mio più velato ricordo. Ti lascio metà del mio cuore, il bacio sulla finestra del cortile, in un vecchio vaso di terracotta la chiave delle mie emozioni. Aspetterò il calar della notte, con le tue melodie mi avvolgerai, proteggendomi dal gelo, ed entrerò nei tuoi sogni. Camminerò con un vestito di seta bianco sul tuo cuore, lasciando impronte scolpite nella tua anima. Quando al mattino sarai andato via, avvertirò la tua assenza fino a provarne dolore. Sarò ricordo indelebile nei tuoi pensieri. L'ultimo lento. Sarò lì ad aspettarti dietro una finestra, seguendo con lo sguardo il viale illuminato. Ti vedrò apparire dalle fessure di una tapparella scardinata, ma farò finta di niente. Al tuo arrivo non sarò in casa, il frigo sarà pieno, ma le stanze vuote. Allora sì, mi cercherai, ma sarò già lontana. Ti lascerò il caffè pronto, alla radio, l'ultimo lento che non balleremo. All'orizzonte, nuvole scure, gli alberi del viale senza foglie. Ho lanciato parole d'amore alla tua finestra, sperando mi sentissi. Nell'aria, melodiche note di un violino che scivolano sulla pelle, facendomi vibrare il cuore. Hai aperto, ma ero già andata via. Lo so, mi hai inseguita nei tuoi pensieri.
Lo hai sussurrato alla luna. Avevo una tua foto sbiadita, una vecchia lettera vuota, e lì ho rinchiuso il tuo sorriso, così raro e sognatore. Ti aspetterò ogni giorno all'alba, sotto l'albero di un ciliegio. Ad un passo da te, come sfiorare il cielo con un dito, toccare il mare in punta di piedi, vederlo indietreggiare. È come ascoltare il tuo assordante profumo. A un passo da te, vederti svanire nel nulla, perdere i sensi fino a raggiungerti, toccarti con un respiro. Viverti, perdendomi in ogni istante nel mio tempo, in ogni angolo di pelle, in ogni lembo del mio cuore, a un passo da te. Grazie a te, complimenti Giovanna. Ed io mi sono ispirata con...